cari accademici, graditi ospiti e concittadini. Il boreto alla Graisana è un piatto antico caratterizzato dalla semplicità degli ingredienti e della preparazione che racchiude la storia stessa dell'isola di Grado. È difficile dire se questa ricetta, che non è una zuppa di pesce, possa essere inserita fra i primi o i secondi, perché a Grado molto spesso viene servita come piatto unico. Quando il delegato dottor Alessandro Culotte mi affidò l'incarico di relazionarvi sul boretto alla Graisana, piatto tipico per eccellenza, immaginai che sarebbe stato interessante calare l'argomento nel suo contesto storico ed antropologico-culturale. Credo infatti non si possa prescindere dal considerare le vicende storiche che si intrecciano sin da prima delle invasioni barbariche attraverso una plurisecolare lotta per la supremazia tra il patriarcato gradese e quello aquileiese. Sull'isola sono ancora ben evidenti i segni del passato e particolarmente significative ed importanti le testimonianze di quel lontano 452 d.C., quando le popolazioni aquileiesi si rifugiarono a Grado e nelle motte e isolette della laguna al seguito del vescovo II, lasciandosi alle spalle una città devastata dagli uni di Attile. La stella di Grado brillerà fino al 1451, quando dopo 61 patriarchi Papa Nicolò V con propria bolla trasferì il titolo patriarcale da Grado alla sede vescovile veneziana di Castello, retta da Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia. Dopo un millennio di storia prestigiosa e la perdita della sede patriarcale, Grado si rinchiuse in un dignitoso isolamento e visse all'ombra della Repubblica di Venezia a cui apparteneva. Ormai costretta in un piccolo borgo di pescatori e governata da un conte che la Serenissima inviava scegliendolo tra le famiglie nobili, Grado non accettò la totale subordinazione e creò non pochi problemi a chi aveva il compito di guidarla e controllarla. Ne sappiamo qualcosa, no? Il temperamento fiero dei suoi abitanti trova origine dalla coscienza di un passato glorioso frammisto ai tanti torti subiti, da una forte identificazione comunitaria sostenuta da una istintiva religiosità, da una marcata adesione ai valori della propria tradizione e del proprio ambiente naturale, e dall'uso esclusivo di un dialetto paleo-veneto nel quale si è espresso uno dei più grandi poeti del Novecento italiano, quel Biagio Marin, che ne è stato il suo più illustre cantore. È una storia che corre quindi parallela a quella della Serenissima Repubblica di Venezia e dalla sua scomparsa nel 1797, dopo la breve e nefasta occupazione francese, con il Trattato di Campoforbido, Grado entra a far parte dei domini di Casa d'Austria e dell'asburgica principesca contea di Gorizia e Gradisca. Da quell'isolamento Grado cominciò ad uscire verso la fine dell'Ottocento, quando vennero scoperti il valore terapeutico delle sue sabbie e la vocazione di centro balneare. Furono proprio degli imprenditori austriaci i primi albergatori che contribuirono a far nascere la Grado moderna, elegante località termale e turistica, soggiorno estivo della borghesia e della nobiltà austriaca, slovacca, boema ed ungherese. Con la dissoluzione dell'Impero d'Austria al termine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918 Grado venne annessa all'Italia, assieme al resto della Venezia Giulia, divenendo parte integrante della più recente storia d'Italia. Oggi Grado sembra galleggiare nella sua laguna, ricca di fauna e flora particolari, riferimento fisico ed affettivo delle più salde consuetudini di vita quotidiana, vissuta anticamente nelle sue motte senza acqua potabile e nei suoi casuni originali costruzioni di canne e fango abitate dai pescatori. I casuni erano fatti con un'intelaiatura di legno ricoperta di canna che doveva essere defiumera, tagliata a mano, seccata ed annodata. Non avevano aperture verso nord per difendersi dal freddo e una porta a sud. Con i suoi 115 km quadrati, Grado è il comune con il territorio agricolo e lagunare
di gran lunga più vasto di tutta la provincia di Gorizia. Per preservare questo ambiente naturale, la suggestiva zona umida salmastra della laguna è stata classificata come sito di interesse comunitario e zona di protezione speciale. Pensate che nel 1900 gli abitanti erano 3.600 e di questi ben 1.300 vivevano suddivisi in 250 nuclei familiari nelle 200 motte della laguna di Grado. I casoneri, abitanti della laguna, si cibavano di pesce, il cui grasso era usato anche come lubrificante per i poveri utensili e per tenere oleate le barche e fabbricare rudimentali lumi. Si hanno scarse notizie delle abitudini alimentari più antiche dei gradesi, come riportato anche nel volume L'Italia del pesce, realizzato dall'Accademia nel 2006 sotto la direzione scientifica del professor Corrado Piccinetti. A quei tempi esistevano solo due cucine, quella dei ricchi e quella dei poveri. La cucina quattrocentesca dei potenti patriarchici è nota attraverso il De arte coquinaria di Mastro Martino De Rossi, detto da Como, che fu a lungo maestro di cucina del patriarca. Di quella povera, invece, dei pescatori che abitavano i casoni della laguna, non vi è traccia documentale, ma tale è rimasta inalterata per secoli e così ci è stata tramandata. Grado deriva dal latino gradus, ovvero scalo, e deve in parte la fortuna al provvidenziale alternarsi del vento di Bora, che spira fresco ed asciutto da nord-est, e dello scirocco, che caldo e umido sale da sud-est. La possibilità di orientare la navigazione nei due sensi favorì lo sviluppo dei collegamenti che le navi di Giulio Cesare mantenevano con le legioni in distanza da Aquileia. Le navi romane, dopo aver solcato il mare Adriatico, giungevano a Gradus, da qui risalivano il fiume Natissa fino al porto fluviale di Aquileia. Consideriamo che Gradus era già nota allora, mentre Venezia non era ancora nata, caro Albino. Testimonianza recente di questi traffici risale alla scoperta, nel 1987 a largo di Grado, di una nave romana del III secolo d.C. denominata Iulia Felix, con a bordo anfore contenenti olio nordafricano, garum, vino e pezzi di vetro in frammenti colorati per essere nuovamente fusi. Solo nell'Ottocento iniziò la pesca di specifiche specie stagionali che spinse le imbarcazioni ad operare in mare aperto, mentre il passaggio dal naviglio remo velico a quello motorizzato va fatto risalire al 1912, quando a San Benedetto del Tronto fu varato il primo battello a motore ausiliario. A questo proposito, così iniziamo ad analizzare i vari ingredienti, una curiosità che lega il piatto alla storia di Grado è insita nell'utilizzo del pepe nero. Il pepe, già ai tempi dei Romani, arrivava all'emporio di Aquileia via mare da Bisanzio. Il pepe è una spezia che si conosce fin dall'antichità, ma proviene da paesi lontani come l'Arabia e da alcune regioni a nord dell'Etiopia, quindi è costosa e la sua presenza non si giustifica in un contesto di diffusa miseria. Però nel periodo bizantino e poi veneziano il controllo totale del trasporto e della distribuzione del pepe in tutta Europa veniva fatto via mare e Grado, quale scalo, rappresentava un punto d'arrivo. Spesso i mercantili veneziani in arrivo dall'Oriente si fermavano a Grado per contattare i dazi da pagare alla madrepatria prima dello scarico definitivo nei magazzini di Venezia. Molti propendono nel pensare all'esistenza di depositi segreti da utilizzare per vendite fuori dal controllo dogane. Ovvio che segreti questi depositi lo erano per i dazieri veneziani, molto meno per gli abitanti della laguna abituati all'osservazione attenta dell'ambiente e di ogni sua minima variazione. Da qui ad approfittarne il passo deve essere stato breve. La disponibilità, per così dire, gratuita del pepe nero ne giustifica l'utilizzo abbondante in questa ricetta per conferirgli la caratteristica piccantezza. Vinicio Dovier, chef gradese di chiara fama, era solito affermare che per fare un buon boretto durante la cottura bisogna aggiungere una quantità di pepe pari a quella contenuta in una scatoletta di marga, quella per il lucido da scarpe, per intenderci, che si apriva con un dispositivo a farfalla.
Altro ingrediente del Porretto alla Graisana è l'uso dell'aglio e non della cipolla per insaporire l'olio di cottura. In passato si utilizzava per nascondere i sapori delle carni poco fresche e quale indicatore termico dell'olio. La scelta in questo caso deriva con ogni probabilità dalle particolari proprietà dell'aglio, quale potente presidio della medicina tradizionale di tutte le culture isolate che traevano dall'ambiente i componenti di base per i rimedi contro i vari malanni. Inoltre i casuni non avevano orti perché le motte sulle quali insistevano erano piccoli terrapieni costruiti con il fango, e quindi verosimile che l'aglio fosse oggetto di baratto con la terraferma e preferito alla cipolla per una questione di più facile conservazione nel tempo. Aceto e olio assieme al vino arrivavano dall'Istria e sulla scorta di testimonianze, peraltro non tutte unanimi, l'aceto sarebbe stato introdotto per mantenere la compattezza dei tranci di pesce e per conferire al Porretto alla Graisana il suo gusto inconfondibile. La quantità da utilizzare nella preparazione varia in funzione della qualità di pesce. Per quel che riguarda l'olio, invece, poiché quello d'oliva è troppo forte e soverchiante, gli si preferisce l'olio di semi, anche perché è più leggero e più facilmente emulsionabile con l'acqua. Siamo così giunti all'ingrediente principe, il pesce, che ci introduce anche ad una figura tipica esistita fino a 40 anni fa, il cosiddetto padelante, definizione che deriva dall'imbarcazione tipica della Laguna di Grado. Dalle motte della laguna i casoneri tornavano sull'isola principale solo 3 volte all'anno, a Natale, a Pasqua e la prima domenica di luglio per il perdono di Barbana, quando venivano a ringraziare la Vergine del santuario dell'isola che nel 1237 aveva salvato la gente gradese da una terribile pestilenza. Il battelante assolveva quindi ad una preziosa funzione. Quotidianamente percorreva nei due sensi l'attuale litorale veneta fino all'isola di Anfora e, disseminati lungo il percorso, trovava i vari gruppi di casoneri che gli affidavano il pesce da vendere al mercato ittico di Grado. Al suo ritorno in laguna, il battelante portava con sé il pane per gli anforini e i finanzieri di stanza a Porto Buso, dove i bambini della laguna potevano frequentare i 5 anni di scuola elementare in una classe unica. Seppur sprovvisto di bilancia, ogni pescatore conosceva il peso del proprio pescato in base alla pezzatura e al numero di pesci per ogni cassa. Le quantità venivano segnalate su una tavoletta che riportava i simboli di ogni famiglia. Il pesce di scarto, che non poteva essere venduto al mercato, ma comunque freschissimo, veniva utilizzato per cucinare il Porretto, adoperando quasi tutti i tipi di pesce presenti in laguna. I pescatori di mare, invece, e ci tengono che io lo dica, usavano sempre e solo il pescato migliore. Una particolarità che potremmo definire come uno ius Porretti, al capofamiglia veniva sempre riservato al boccon più buon e le teste, considerate le più gustose. Nei mesi caldi gli alimenti deperibili venivano conservati in una specie di fossa rivestita in legno con coperchio scavata al limite dell'alta marea. Il Porretto veniva cucinato in una pentola, il cosiddetto laveso, come ricordato dalla Pucci, originariamente costituito da un recipiente scavando una pietra, poi sostituito da un contenitore in terracotta rilegata con filo di ferro che avete visto prima nella slide, perché per il frequente uso andava soggetta a fessurazione, e infine da una casseruola in ferro che non veniva mai lavata ma solo pulita, perché altrimenti quando si cucina il pesce tende ad attaccarsi. Il laveso è un elemento indispensabile per preparare adeguatamente il piatto caratteristico della cucina gradese, in quanto permette di farlo bollire finché il sugo non giunge a giusta densità. Oggi una pentola in ghisa, un buon cuoco o un antiaderente pesante ne possono fare tranquillamente le veci. Il Porretto de Cason veniva preparato con diverse varietà di pesce, mentre oggi nei ristoranti viene presentato come piatto composto prevalentemente da un'unica qualità.
Per secoli il boretto costituì il modo migliore per insaporire in maniera spartana pesce anche di modesta qualità, con ingredienti che potessero essere conservati a lungo, data la difficoltà di approvvigionamento. Molti concordano nel ritenere che il boretto principe sia quello di solo rombo chiodato nostrano. Ed è proprio per rendere omaggio a questo piatto antichissimo che l'11 maggio 2006 la delegazione di Gorizia dell'Accademia Italiana della Cucina, con tanto di atto notarile, ha depositato presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato la ricetta classica del boretto de rombo alla graisana, dichiarandola specialità tradizionale garantita. Per 4 persone si usano 1,3 kg di rombo, il pesce viene pulito, gli vengono tolte le branchie, tagliato a tranci, conservando la testa, quindi lavato ed asciugato. Nell'aveso si versano 5-6 cucchiai di olio di semi, si fanno abbrustolire 3 o 4 spicchi d'aglio interi a fiamma molto alta e si levano solo quando sono quasi carbonizzati. Quindi si aggiunge il pesce, tranci e testa, lo si fa rosolare a fuoco vivace da entrambe le parti, toccando i tranci il meno possibile per evitare la rottura, si aggiunge sale grosso quanto basta, si pepa abbondantemente con pepe nero macinato grosso e si bagna il tutto con circa 1/8 di aceto di vino bianco. Appena evaporato l'aceto si versa 1/4 di litro di acqua calda nell'avveso, così da non perdere il bollore, fino a coprire i tranci di pesce. Si lascia bollire finché il sugo non risulti sufficientemente denso e un po' appiccicaticcio. A seconda della grandezza del pesce, il tempo di cottura varia dai 25 ai 35 minuti, più o meno lo stesso della polenta. A fine cottura, nell'avveso non deve rimanere più di un cucchiaio e mezzo di sugo a testa. Questa pietanza non ha bisogno di alcun tipo di guarnizione se non quella dell'accompagnamento con polenta rigorosamente bianca, quindi farina di grano turco bianco. La farina di grano turco era elemento primario nell'alimentazione, ma i nostri vecchi preferivano la varietà bianca a quella gialla usata dai vicini contadini friulani della terraferma con i quali avevano continui scambi e baratti. Pertanto la polenta che accompagna non solo il boretto ma tutti i piatti di pesce gradese è rigorosamente bianca, mentre il paiolo per cucinare la polenta noi lo chiamiamo cugiarone. Per quanto riguarda il vino, è ormai consuetudine abbinare il boretto ad un vino rosso robusto d'annata come il Cabernet, il Refosco o Merlot a seconda del tipo di boretto. Quindi che il boretto alla graisana risalga da prima della grande avventura di Cristoforo Colombo appare scontato, dato che lo si prepara senza il pomodoro, ortaggio che come è noto è stato importato dopo la scoperta dell'America ma che ha avuto una larga diffusione solamente a partire dal 1700. Qualcuno vorrebbe quasi sconfessare questa tesi, ma al momento è l'unica che fornisce dati concreti e che conferma come la pietanza gradese, quella più nota della tradizione locale, sia comunque antichissima. Mi sento quindi di poter affermare che il boretto alla graisana non ha nulla a che fare con tutti i boretti e le zuppe che si preparano lungo la penisola. Nei mesi di ottobre e novembre i ristoranti del Castro, veri custodi della tradizione culinaria gradese, promuovono la rassegna del boretto alla graisana, specialità gastronomica simbolo della Laguna di Grado. Durante la rassegna i migliori cuochi del centro storico si cimentano nelle varie interpretazioni del boretto e quindi un appuntamento da non perdere. Infine due omaggi che per motivi di tempo non ho modo di esporvi, ma che sono presenti nella relazione che rimarrà agli atti del convegno. Uno alla poesia di Biagio Marin che al boretto dedicò 4 quartine, l'altro a Giovanni Marchesan Bestiata con la storia di Piero Fiasca e del suo boretto de Masanette, Granchi, tratto da I Veci dell'Isola. E concludo prendendo a prestito proprio la frase di esordio di questa simpatica storia che dice: fa al boretto se un'arte, e l'arte se degli artisti, e artisti non se diventa, se nasce. Un'ultima cosa, moderatore, poi
Nella mia relazione, che resterà agli atti del convegno, ci sono un breve filmato iniziale sul Boreto alla Gaesana, molto ben fatto, la relazione è integrale con interessanti citazioni, i due omaggi letterari a Biagio Marin e Giovanni Marchese Arrastiata, 10 ricette del Boreto alla Gaesana con vari tipi di pesce, molluschi e crostacei, la ovvia corposa bibliografia, ma soprattutto un ringraziamento particolare per le preziose testimonianze a Daniele Clama, del ramo dei Pititelli, fino al 1960 residente sull'isola di Anfora, dove ha frequentato tutte le classi elementari, che mi è stato molto utile, ad Aldo Facchinetti, del ramo dei Biri, già cuoco del Danieli di Venezia, oggi pescatore e cacciatore insignito dell'Avveso d'Oro 1983, e infine a Delio Lugnano dei Pasta, che è stato past president dei Graesani del Palù. Chi ha piacere di consultare tutta questa documentazione mi comunichi il suo indirizzo mail ed io provvederò volentieri ad inviarvela. Un grazie di cuore a tutti e spero che non mi caccino dall'Accademia dopo questa. Naturali presso l'Università di Trieste. È stato assistente dal 1970 e professore incaricato dal 1971. Dal